Victor Gaddefors, partiamo dalla tua persona. Come stai innanzitutto, ripreso dall'ultimo triste infortunio dell'anno scorso? Abbiamo visto, hai fatto una grande prestazione con Reggio Emilia. Parlaci un po' di te adesso. Diciamo che sto bene, diciamo. Non sono esattamente come ero prima, però sto bene, riesco a giocare al 100% almeno. Però penso che arriva il giorno quando, diciamo, che sto un po' meglio. Non sto meglio, però sto come prima. Ok. Il campionato è partito alla grande, battuti i vice campioni d'Italia di Reggio Emilia, poi c'è stato un tracollo a Varese, come mai? Come mai non so, però abbiamo fatto davvero una brutta partita e penso che tutti ce l'abbiamo già pensato, adesso vogliamo solo dimenticare e dare tutto a Cremona. Ok, Victor, tu fai parte della vecchia guardia perché già eri a Caserta quest'anno, la squadra è stata ricostruita quasi per intero, come vedi questi nuovi compagni? Molto bene, penso che come gruppo siamo molto uniti e stiamo molto bene insieme, come spogliatoio, come in campo e fuori campo, quindi stiamo bene. Ok, domenica a Cremona non sarà una passeggiata perché Cremona l'anno scorso ha giocato un ottimo campionato, quest'anno ha cambiato non tantissimo. No, alla fine vediamo un po', secondo me noi andiamo sempre lì a vincere, però secondo me non sarà una partita facile, quindi dobbiamo sempre giocare il nostro gioco e giocare duro. Ok, chi dovrai marcare? Tu che sei uno che sa marcare bene. Diciamo tutti, quello che c'è bisogno. Io ascolto Sandro e quello che c'è bisogno lo marco. Ok, secondo te quali saranno i punti di forza per poter vincere il match a Cremona? A giocare sempre il nostro gioco e difesa, sempre difesa. E l'attacco? Il nostro gioco, è l'unica cosa che posso dire, perché se noi giochiamo come dobbiamo giocare, vinciamo. Ok, secondo te il campionato di quest'anno è più forte o è più debole di quello dell'anno scorso? È difficile dire, che alla fine siamo ancora all'inizio, quindi è difficile dire, però secondo me è un po' più equilibrata. Che tutti possono vincere con chiunque. E infatti c'è un dato nella seconda partita di campionato che dà e sottolinea l'equilibrio del campionato, dove tutti sono a due punti, tranne due squadre. Sì, e poi come ho detto, almeno siamo all'inizio, quindi è difficile a dire adesso, secondo me. In bocca al lupo per Cremona. Crepe.